Signor Balconi, facciamo un urrà per le invenzioni che al mondo le dà, dei mille suoni che escono di là per questa gran novità. Con una cuffia, un ago in carbonio, avremo in casa 300 nazioni. Che portentosa e miracolosa questa sua invenzione. Evviva Radio Arcalena, che entra in funzione dopo cena. Il babbo che si sente elettrotecnico vuol provare, vuol cercare, e finalmente mi crede di ascoltare. A chi era da loro? Che a chi era da loro? Evviva la Radio Arcalena, malgrado si senta malapena. Il babbo che ha la cuffia divisibile da mamma la metà, e guancia guancia ascolta nel cantà. A chi è che sono voi scritti? A chi? A chi? Mamma vuole sentire Parì e papà cerca le stazioni, fruga sui carboni e si sente un po' Marconi. Ma tace la radio a galena e papà diventa un'aliena. Ma nello sparecchiare la domestica fruga qui, tocca lì, all'improvviso si sente simpatì. All'opera Clemenceau si incontra con Poincaré. Al Mocador Jamaré si incontra con Jacques Cousteau. Italia, i carabinieri presso Collegno hanno trovato un tale che non è accertato se sia Canella o Bruneri. Scontrati nel cielo di Tour un Macchi e un Blériot 23. E voilà, Lucien Boyer canta Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour, d'amore insieme, va mille voci nel cielo, che papel. Habla Radio Lima. Sprecht Radio Prima. Arla Leier, Radio Roma. Dan, 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 dan. E viva la radio a galena. La buon compagna adesso è di scena. Ma mentre sta leggendo le ultimissime, crac crac crac, crac crac crac, la voce sfuma, ritorna e se ne va, la voce sfuma.